L'idea di portare in Italia i grandi maestri della fotografia francese è nata da un mio discorso l'anno passato con l'allora ministro della cultura francese Mitterrand. In Italia il fotografo che si conosce francese è Cartier-Bresson e degli altri molto poco. È nato questo progetto che noi portiamo avanti con la Mairie di Parigi di queste mostre, da Douaneau a Ribou, da Brassai a Horvat, Isis, eccetera, eccetera. Douaneau inizia negli anni 30 a lavorare per la Renault, e quindi un fotografo che nasce documentando la storia industriale francese e poi man mano si evolve e racconta la Francia. Naturalmente la Francia vuol dire soprattutto Parigi, come uno si può immaginare, perché a Parigi è un centro dove succede di tutto, dalla vita politica, basta pensare al maggio del 68, alla guerra, alla liberazione, soprattutto agli stili e costumi di vita, alla moda. Parigi non è la Francia, ma è un condensato, e lui lo identifica, lo fotografa con grande attenzione, con grande direi ricerca, per usare un termine francese, prustiana, e quindi ecco la sua documentazione straordinaria, sempre molto partecipata, ma dove si intravede la sua capacità di vivere ogni momento, io direi quasi mefistofelico, della sua vita, con queste immagini straordinarie, di cui alcune poi stanno attraversando la storia. Se si pensa a quanti milioni di baci sono fotografati, però il bacio di Douaneau è uno di quelli che sta nel nostro immaginario collettivo. Quando uno pensa a un bacio molto particolare, pensa al bacio di Douaneau con l'Hôtel de la Ville alle sue spalle. Per quanto riguarda i film, ci siamo trovati di fronte naturalmente ad una quantità di opere sconfinata. Abbiamo scelto di fare 10 film, abbiamo ristretto l'ambito cronologico dagli anni 30, dall'inizio degli anni 30 ai primi anni 60, quindi diciamo 4 decenni. Abbiamo scelto di puntare soprattutto su tutti grandi registi, ma soprattutto grandi registi francesi. Oltre questo, un altro criterio è stato quello di scegliere film che mettessero in mostra Parigi sotto diversi punti di vista, cioè attraverso vari registri. E quindi c'è il registro drammatico soprattutto dei film di Marcel Carné, c'è il registro più commedia, come nei film Zazie nel métro di Malle o proprio Ninochka di Lubitsch. C'è un registro più romantico, potremmo dire, anche se a suo modo, che è quello di Truffaut e anche di Godard. Facendo riferimento alla fotografia più celebre, almeno in Italia, di Douaneau, che è il bacio dell'Hôtel de Ville, io personalmente, insomma, ho sempre respirato un'aria di vita ripresa per strada. Poi si sa che quella fotografia forse non era una fotografia diciamo rubata, ma era una fotografia in posa, ma ritengo che questo sia assolutamente ininfluente, perché dobbiamo anche capire che, per quanto possa essere rubato un soggetto, cioè preso veramente dalla realtà,
poi c'è l'occhio di chi lo guarda, può essere un regista o può essere anche un fotografo, che decide un'inquadratura, decide il punto di vista, decide che luce dargli. Come dire, l'intervento di manipolazione, l'intervento di creazione, l'intervento di scrittura c'è sempre, perché se non fosse così potremmo essere tutti grandi fotografi.